un sogno gaudiano. Abbiamo pensato questa facciata in 32 ciambelle e ognuna di queste 32 sono state assegnate a 32 persone diverse, lasciando loro spazio di dire e fare quello che volevano. Non è facile descrivere la filosofia di Dima Design, forse perché è talmente semplice che la semplicità a descriverla è sempre complicato. Il pezzo unico è quando pensi e fai, realizzi qualcosa per qualcuno, quindi pensi a quella persona e a quel contesto, ed è la tendenza nostra di Dima Design di fare sempre degli oggetti che nascono da un progetto che tendenzialmente sono a pezzo unico. Dima Design produce decorazioni di interni e design di interni e di esterni. Decorazioni di interni è una produzione storica, nel senso che Dima nasce con la produzione, con la decorazione di interni, quindi un lavoro fatto sull'editoria internazionale di tessuti e con i quali si realizzano più ipotesi di arredamenti. Design cosa produce? Produce degli oggetti, userei definire un po' di nicchia, nel senso che sono progetti e quindi poi realizzati oggetti di manifattura molto 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 curata e tendenzialmente di ricerca nei materiali e nella forma e nel linguaggio, diciamo. Questo non sono mai oggetti, quindi progetti che seguono per forza una tendenza. Questo è anche un limite di Dima Design, però è un nostro modo di essere, di non partire mai da qualcosa che è tendenza, ma da qualcosa che ti piace o che aiuta, appunto, come dicevo prima, a stare meglio. Il design, definirlo è complicato, nel senso che dovrei usare parole di altri, però mi piace, preferisco dire cosa per me, che cosa vuol dire. Per me un linguaggio è un modo di esprimermi e attraverso il design è stato, cioè il design mi ha permesso di esprimermi in un certo modo, è diventato per me un modo di comunicare anche la mia interiorità, i miei entusiasmi, la mia vita, i miei pensieri, eccetera. Per me questo è il design, cioè voglio dire, è diventato un pensiero, una filosofia, un modo di vivere, un lavoro, un mestiere, tante cose insieme che poi sono la mia vita. Inoltre può essere anche, il design rappresenta l'essenziale, rappresenta la pulizia, rappresenta il togliere e quindi fa parte, se vuoi, di un grande percorso di vita, ma è quello di arrivare all'essenziale, quindi devi pulire, devi togliere per arrivare a descrivere e a fare qualcosa di essenziale. C'è una frase, questa mi viene in mente, di Paul Valéry, che è citata nel nostro anche catalogo, che dice che il bello è qualcosa, è come l'aria che respiri, no? È qualcosa di indispensabile. Quindi vai sempre a cercare dell'aria sempre più pulita per vedere e per fare del bello.